Buonasera, ben ritrovati in nuova puntata di Angoli che iniziamo come sempre ricordando l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma. angoli@espansionetv.it, insomma, è questo l'indirizzo che dovete utilizzare per segnalarci eventuali argomenti che vorreste che approfondissimo qua insieme in studio. Adesso non perdo altro tempo, vado a presentare i due ospiti di questa prima parte della puntata. Siamo in compagnia di Luca Tramontin e di Daniela Scalia, entrambi autori. Ciao. Tra le altre cose, in realtà ci siamo già conosciuti, anzi approfitto per ricordare il tuo libro in onda, il vostro libro in onda con tre dita. Siete stati qua, lo avete presentato, ma oggi ci hai presentato un altro progetto, ovvero The Legacy Run, che è un film che è stato già presentato a Cannes, quindi voi adesso siete qua a raccontarci come avete fatto. Beh, è un po' il seguito del libro, se non sbaglio nel terz'ultimo, uno degli ultimi capitoli del libro parla proprio di una serie televisiva sullo sport che stavamo iniziando quando finiva il libro. Abbiamo fatto un prequel, in pratica c'è una storia che racconta un'indagine sportiva e per essere sintetico, alla fine della puntata, non ti dico chi è il colpevole, chiaramente, ti dico che Daniela, il personaggio di Daniela alla fine dice: che bello indagare sullo sport, dovremmo fare un'agenzia. Lì parte l'agenzia SIM e parte la serie televisiva internazionale Sport Crime. Ok, quindi sono come dire, il film fa da prequel alla serie TV. Esattamente così, esattamente così. Più che far partire la serie con l'agenzia già lanciata, attiva, abbiamo voluto far vedere allo spettatore come nasce, come tante volte in tantissime cose da una passione si arriva a una scelta istintiva di farlo di lavoro, poi serve una persona che sappia organizzare, che è qui alla mia sinistra, ovviamente non sono io, che sappia organizzare per mettere in piedi professionalmente. Ok, direi ci vediamo assieme il trailer, così ci caliamo un po' anche nell'atmosfera del film e poi torniamo in studio e ne riparliamo. Un'altra esplorazione sportiva da seguire in Croazia. Vieni? Certo. Ti sembrerà un pazzo, ma è da un po' di tempo che ho l'impressione di essere seguito. Seguito? Dai, dai. Cercami per favore tutte le foto delle ultime gare di Marco. Forse qui c'è qualcosa. E più una sagoma tra la folla. Pausa. Che c'è? È successa un'altra cosa bizzarra. Ci raggiungi a casa di Marco. Ah, ok, tempo di fare la strada e sono da voi. Hai trovato il ragazzo? D'accordo. Non serve che ti chieda altro. Lo sai chi sono io? È un po' che non ti si vede in palestra. Sono venuta a cercarti. Potevi telefonarmi? Cosa è successo? Qualcosa di strano. Ho bisogno di discrezione. Servi tu. Mi sembra di capire che già con il trailer si intuiscano molti degli elementi che caratterizzano il film e poi la serie, quindi il mistero e anche un po' questo aspetto quasi di suspense, no? Di indagine, di inchiesta.
Tra le altre cose, l'ho già detto, non siete soltanto gli autori, vi si vede, recitate anche nel film. Quindi com'è nato tutto questo progetto? Tra virgolette recitiamo. Direi. Sì, perché in realtà è più una trasposizione di quello che siamo, di quello che facciamo anche nella vita normale, il lavoro di allenatori, di analisti dello sport. Tutto si è un po' ovviamente mescolato in una forma di finzione, di fiction, di romanzo scritto e trasposto proprio in una sceneggiatura cinematografica in questo senso e poi invece proprio nei testi per la serie, perché è quello che diceva Luca prima, no? Cioè la nostra passione, quello che ci ha portato a mettere tutto insieme però anche ad un'attenta analisi di mercato. Ci sono fiction su tutto, non ci sono fiction sullo sport, o meglio ci sono fiction in cui lo sport è usato in maniera strumentale, dove non si approfondiscono le dinamiche. Qui abbiamo già visto pochi spezzoni, ma abbiamo visto una campionessa del mondo di box, nelle ultime immagini c'era Stefania Bianchini, abbiamo visto sul ghiaccio Luca venire caricato da Flavien Conn, che ha giocato per una vita con il Lugano, ha fatto 4 Olimpiadi con la nazionale svizzera. Che è stato ospite a Espansione. Nel curriculum sì, è scritto certo. Anche ospite di SPO che è Espansione TV. Quindi la parte sportiva è preminente ed è vera nel senso con tutte le sue dinamiche, le sue storie e anche i suoi personaggi, i suoi protagonisti. Perdiamo magari qualcosina a livello di recitazione, ma vogliamo che la parte sportiva sia vera, sia autentica. Peraltro devo dire che tutti gli sportivi che recitano all'interno di The Legacy Run sono stati pienamente all'altezza, perché il nostro regista è uno veramente severo, sono stati pienamente all'altezza anche per la parte recitativa. Poi è bello trovare però il loro accento, perché c'è magari chi è francofono e allora lo sentiamo parlare con il suo accento, oppure in questa immagine non si è visto, ma c'era anche l'allenatore della Primorie e della nazionale croata di pallanuoto, che parla molto bene italiano, però anche lì ovviamente con la sua cadenza, con la sua inflessione. Quindi c'è anche, come dire, ognuno poi interpreta anche un po' se stesso, no? Com'è che siete riusciti a far partecipare degli atleti che quindi hanno la loro passione, la loro attività in questo ambito e a portarli appunto nel vostro lungometraggio? Ma secondo me è semplicemente perché hanno capito che cos'è Sport Crime, hanno capito che Sport Crime è un modo per portare lo sport su un palcoscenico diverso, è una fiction che vuole mettere insieme proprio gli appassionati di sport e gli appassionati di serie, senza togliere il fatto che chi è sul divano a casa può guardare e capire più o meno bene la parte di sport, ma sempre divertendosi. Però a livello inconscio passa se un gesto sportivo è fatto bene oppure è fatto male, quindi questo l'abbiamo sperimentato in tanti anni di televisione, è proprio una cosa che arriva diretta al subconscio, e gli sportivi stessi hanno capito che è un modo proprio per fare uno spot dello sport a livello internazionale, perché comunque il senso è quello: SIMS è un'agenzia che indaga per proteggere lo sport e i suoi valori. Purtroppo, voglio dire, alla ribalta della cronaca arrivano anche tante storie negative, il senso è proprio questo, parlare dello sport dal di dentro per proteggerne i valori. Benissimo, infatti questa è proprio anche la frase che si trova pubblicata sul sito, anzi lo ricordo, sportcrime.com. Allora, quanti episodi sono previsti per la serie? Noi puntiamo a farne 6 a stagione, però adesso dopo Cannes ci sono le offerte grosse da dei coproduttori stranieri che vorrebbero la loro versione nazionale, vorrebbero aggiungere le puntate tipo Sport Crime Russia, Sport Crime Irlanda, Sport Crime Canada, che adesso è ancora un po' liquida la questione. Paradossalmente non c'è un'immagine di Italia. Abbiamo il più grande attore italiano vivente, Nino Castelnuovo, che lì vedete o vedrete truccato in maniera sfatta, ma credeteci, è in forma, è simpaticissimo, è lucidissimo, molto entusiasta. Sì, abbiamo una parte recitativa forte e dopo un altro luogo comune, Virginia salta fuori. Non lo faccio vedere nella mia rete perché fa vedere il marcio dello sport. Allora io rispondo sempre così: Baywatch fa vedere il marcio delle spiagge? No, ragazzi, ti fa vedere la bellezza della spiaggia. Poi, essendo una cosa bella, va protetta, no? Quindi la polizia protegge le strade perché la circolazione è bella, i medici sono contro le malattie, no? E Sport Crime ti fa vedere proprio la bellezza dello sport, perché indagando sul caso di un atleta in crisi, come nel caso di Legacy Run, oppure di un atleta scomparso, che,
cosa che abbiamo vissuto, perché spesso sono storie che abbiamo vissuto segretamente e discretamente. Ti faccio vedere l'impianto, ti faccio vedere i bambini che giocano, ti spiego dei rituali che non conosci. E qua torniamo alla tua domanda, cosa fa convincere gli atleti? Gli atleti hanno per etica voglia di far vedere il loro sport. Quando si accorgono di poter fare 30 minuti di profondità del loro sport, il comune che ha fatto l'impianto, ha fatto un grande sforzo, è contento di aprirti le porte, ti dà l'albergo, ti alloggia perché dice fate vedere veramente il mio impianto nuovo e poi se ne usufruiscono a livello di visite, di biglietti, di turismo, va benissimo. Perché noi facciamo vedere la parte bella, chiaramente qualcosa deve accadere, se no non hai un crime, no? Certo. Allora, hai accennato a questa partecipazione straordinaria di Nino Castelnuovo. Sì. Ci vediamo anche qua, un breve filmato registrato tra una ripresa e l'altra, e in cui lui ha proprio espresso, no, la sua entusiastica opinione sul vostro lavoro. Allora, lo ascoltiamo e poi torniamo in studio. Io dico che l'idea è, non è un'idea, è una genialità, ma secondo me voi non, quando l'avete scritta, forse non ve ne siete accorti, è stata maculata, perché avete... come vincere al Superenalotto, il Totocalcio, queste cose qui, è stata maculata, perché io con l'esperienza che ho nel mondo del cinema e anche del teatro, degli attori, eccetera, io appena ho letto la sceneggiatura che avete fatto, sono rimasto imbalsamato, ho detto, porco giuta, ma l'avranno rubata a qualcuno, l'hanno scopiata da qualche parte. Adesso non sto un po' esagerando, perché anch'io sono un gigione terribile, mi piace esagerare, però veramente mi ha fatto una grande impressione, mi è piaciuto moltissimo. Poi ho telefonato quando ho parlato con qualcuno di voi, io stavo a Roma e gliel'ho detto subito al telefono, gli ho detto, accidenti, è bellissima la sceneggiatura. Perché, guarda, intanto la cosa stupenda è che tanti registi hanno fatto cose sullo sport, ma non mai in questo modo, dove lo sport diventa il perno, il fulcro che rappresenta la vita quotidiana nostra, la vita con la verità dentro. Beh, insomma, gli ho fatto dei gran complimenti, un attore con la sua esperienza... Sì, lui ha recitato con Visconti, Deneuve, Fellini, tutto, e poi molto crudo, è giusto dire anche, ragazzi, non ha quei capelli, è una parrucca di scena, non ha la barba lunga, è in ordine, ha anche un bel fisico, ha un'analisi molto lucida e molto brutale. Per me è sempre stato, è stato l'attore dell'infanzia, quello che mi ha fatto studiare I Promessi Sposi, che mi ha fatto prendere qualche raro bel voto anche in letteratura, e poi si è rivelato una potenza umana anche, e ha capito Sport Crime esattamente. Benissimo. Peraltro avete trovato un'altra guest star di eccezione. Ne abbiamo tante, modestamente. E la regia giustamente ci fa vedere un'immagine, si tratta di un porcellino d'India. Sì, è il mio porcellino d'India di casa, e ma tante dai. Cose nascono così, sì. Ho una passione per questo tipo di animali, per tutti gli animali in realtà. E un giorno lo coccolavo e il regista e Daniele hanno detto voglio una scena di questo, poi mi hanno teso un tranello, no, scusa, ecco qua, guarda l'espressione del viso. Lui, tranquillissimo, in mezzo alla gente, a tutta la troupe che girava, si mangiava la sua erba come fosse proprio da copione. E questa scena è stata fortemente voluta anche per rendere la particolarità del personaggio di Luca, no? Cioè questo gigante muscoloso che in realtà in questa scena è nella sua cameretta, diciamo, che si prepara per un viaggio e parla con il porcellino d'India della BBC e gli chiede indicazioni su un lancio, su una tecnica di lancio di cricket, come se il porcellino d'India potesse dare delle risposte. È una scena molto bella, un po' surreale, ma dove c'è anche la tenerezza di questo personaggio che sembrerebbe magari un po' rude, un po' misterioso e aggressivo, in realtà questa forma di grandissima tenerezza verso questo animale, ed è qualcosa che ho saputo piacere molto anche al pubblico femminile. Benissimo. Allora, ovviamente un film si vuole vederlo, c'è qualche possibilità per, non so, un festival dove possiamo andarlo a vedere? Guarda, al momento è stato a Cannes da pochissimo, quindi
diciamo, si sta muovendo un po' tutto il motore del mercato internazionale, della distribuzione internazionale. Aspettiamo che arrivi qualche primo responso, un prossimo appuntamento potrebbe essere il Festival di Locarno, aspettiamo anche da lì una risposta. Però diciamo che stiamo lavorando proprio a livello internazionale sui due fronti, sia per il film sia per la serie, perché in questo caso si stanno mettendo insieme possibili squadre di coproduzione internazionale. In questo caso, insomma, c'è tutta un'operazione di business molto grossa da considerare con i trattati di coproduzione internazionale. Parliamo di Canada, Irlanda, Russia, Argentina, quindi diciamo che lo scenario è molto ampio, in questo momento abbiamo parecchio lavoro. Benissimo, allora spero che ci terrete aggiornati e che non riempiate troppo le vostre agende. D'altronde è anche un campione nel curriculum il fatto di essere stato ospite Espansione TV, voi tre volte, magari, no? Veniamo giù con Creve, magari col porcellino d'India. Anche, benissimo, benissimo. Allora, grazie intanto per essere stati qui. Grazie a voi, grazie Virginia. Noi adesso ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Angoli, quindi restate con noi.